cagato che sono un attimino lo studio. Un altro applauso. No, io lo sento e lo vedo. Musica! Musica! Non voglio sapere il motivo per cui non hai partecipato all'Isola dei Famosi l'anno scorso, comunque sono contento. Perché non glielo chiedi se non lo vuoi sapere. Non ho fatto l'Isola dei Famosi, quindi c'è una cazzata. La fattoria. Adesso sono in difficoltà io perché veramente con questo sguardo no, io ti liquefaccio come un ghiaccio di cosa. Cosa posso fare? No, nel senso che io stimo la tua carriera, il tuo sforzi. Facciamo così, state zitto. Vuole che io parli e dica qualcosa. Ma... io dico. Io non l'ho fatto, io mi trovo in difficoltà, sono uno dei giurati. Io non so giudicare, perché io ho fatto scuola di recitazione, quindi perché io mi devo permettere di giudicare chi va bene o chi va male? Io ho lavorato con te, sono di mascente, quello che ho cercato di inculcare ai ragazzi è avere la determinazione. Non è che ve l'ha scritto il dottore che volete fare gli attori, tutti vogliono fare gli attori, tutti. Tutti attori. Lo fai tu, perché non lo vorrei fare io, tutti vogliono fare gli attori. Però poi davanti alla macchina presa si tende. Però tutti vogliono fare gli attori. Io scuola di recitazione non ho fatto e non so insegnare. Io posso dare il libro per dire se tu vuoi fare l'attore lo devi fare bene, devi essere convinto e sicuro. Ci vuole il testo ma ci vuole anche la determinazione. Tu sei un cazzo perché ti hai sbagliato la fattoria. La fattoria. Io, esempio, io faccio sempre il cattivo, esempio, io il primo pezzo che ho fatto in passato, che mi appartiene, perché ho fatto anche 100 passi, sono i puntati, però io vi dico una cosa, esempio, per prima in passato, che morì assieme a Moro nel 78, nessuno se lo ricordava. Poi ci fu dopo 22 anni Marco Giordano che ha fatto un film dove ho avuto il piacere e l'onore di partecipare e ci ho visto anche in grado. E attraverso questo film poi si sono ricordati di Peppino Impastato. C'è incredibile. Cioè, si ricordano di un martire della mafia attraverso un film. È tutto sbagliato nella vita. Però se, e poi Giovanni Impastato che è il fratello, che è il padre di Peppino, era anche il padre Giovanni, che era un mafioso. E adesso è diventato con Don Ciotti, tutti che fanno tutta questa cosa di mafia. Per me è uno schifo, perché la mafia si deve destabilizzare e uccidere subito, non attraverso un film. Io ho vinto un termine facendo il cattivo, facendo tanto parlare ed è sbagliato. Sono orgoglioso perché non sono bello e ho fatto il cattivo, quindi è come se l'avessi vinto per voi. Però, che si vede, se è così, un vicino, non capisco. Però è sbagliato. Se me lo permettete, io sono siciliano di Palermo e io non scrivo pezzi, io non recito cose di teatro, io recito la mia vita, io recito la mia rabbia e vorrei che, io questo voglio dare agli altri, la rabbia è l'input per cercare di andare avanti. Se me lo permettete, vi rubo 2 minuti, permettete? Sì, per ascoltare. Perché io, essendo palermitano, faccio sempre i film di mafia, io nel mio immaginario mi sono inventato che la mia città, Palermo,
è stanca di sentirsi dire dai parlamentari: ah, sono messo in asciugo una società, chissà che cazzo faceva, con esce ne esce. Allora la città si stanca e decide di andarsene, e la città che se ne va lasciando i palermitani senza città, e fa per sapere così. C'era una volta una piccola donna che conduceva una piccola vita e stava preparando una piccola valigia perché se ne voleva partire. Quando si sentì dire da una voce: parti, e dove vai? E la piccola donna disse: io parto, io me ne vado da questo posto, perché questo posto non mi appartiene più. E la voce fa: vabbè, ma tu parti così, senza dire niente a nessuno? E la piccola donna disse: sì, io parto a così, senza dire niente a nessuno. Ed allora la voce apparve, si materializzò, prese quella piccola donna, la trasformò in una rana e la mise in un pantano in mezzo al fango e la fece vivere là per tanto tempo. Poi un giorno si ricordò di essa, la prese, la portò dove la prima le disse: tu non puoi dire che parti senza dire niente a nessuno, spero che la lezione ti sia sentita. E la piccola donna, che era la signora Palermo, tornò in quella casa, prese una piccola scatola e ci cominciò a conservare tutte le cose che le appartenevano: il suo giardino, i suoi amici fiori, l'odore del mare, l'educazione, il rispetto, i valori. E partì. La voce la fermò di nuovo e disse: ma dove vai? In giro per il mondo, disse la signora Palermo, è così grande il mondo, perché è stata così? Perché è stata il caso? Perché? L'ha scritto il dottore che è stato il caso. E la voce: scusa signora Palermo, e cosa porti dentro quella scala? La mia felicità, disse la signora Palermo. Vabbè, ma se la tua felicità, disse la voce, perché non te la dividi con la gente? Guarda quanta gente ha bisogno della tua felicità. E sapete cosa ha risposto la signora Palermo? La volete? E io ve la posso pure dare, non parlo. Perché chi la voce deve sapere giocare bene con questa scala, perché c'è tutta la mia vita. Perché io mi affango nel pantano, nella confusione, nell'errore, nella mafia. Io ci sono nato e cresciuto, non ci voglio più tornare. Prese questa scatola, la regalò alla gente e scomparve assieme alla voce. Viva Palermo! Io voglio dire ai ragazzi, io non sono uno che ha studiato, e la determinazione, poi se sono bravi fanno a scuola, poi la sconcita. Mio figlio vuole fare l'attore ed è bravo, però non sta con me, date sei cazzo, non sta con me per tanto che ci sti lui. E tutti vogliono fare gli attori, l'importante è crederci e avere rabbia e nessuno li fa, perché noi siamo i migli di tutti. Grazie. Perché la volta di 2012 L'attesa, il testo è di Goffredo Maria Bruno, che ha curato anche la regia insieme a Daniele Zappalà, l'aiuto regia Giovanna Fugliati, le musiche di Gianluca Attanasio, attori Livia Cascarano e Goffredo Maria Bruno. Buongiorno.